Ok ragazzi, lo avrete già visto, è uscita finalmente la Nikon Z8. Ho avuto la grande fortuna di provarla in due occasioni, la prima a Bologna quando abbiamo registrato le immagini che sono servite per la presentazione e poi a Londra quando c'è stato il lancio ufficiale. La Z8, non voglio usare mezzi termini, è una camera che veramente può fare la differenza. Una camera che veramente può fare la differenza perché è un'ibrida che può coprire tutto, è una macchina tuttofare ma non un tuttofare con delle limitazioni, non un tuttofare con dei compromessi, una macchina tuttofare che svolge appieno tutte quante le sue funzioni, rivolgendosi a professionisti sia nel mondo della fotografia che nel mondo del video. Parliamoci chiaramente, le caratteristiche della Z8 sono indiscutibilmente bestiali, ha delle specifiche interne come camera che in questo momento non ci sono camere che riescono ad eguagliarla se non la Z9. Sì, perché a tutti gli effetti è una Z9 di dimensioni ridotte, ci sono delle piccole differenze che rendono ancora la Z9 di un livello più alto, ma sono davvero delle piccole sfumature, delle piccole migliorie sulla Z9. Partiamo ad analizzare la parte fotografica. Un sensore da 46 milioni di pixel garantisce un dettaglio nella fotografia con pochi rivali. Anche la raffica va a rispecchiare quella della Z9 con 120 fotogrammi per secondo scattati in JPEG o 20 fotogrammi in RAW. Una raffica che è davvero importante. Quando si parlava dell'annuncio della Z8 non pensavo che avrebbe riportato queste caratteristiche, pensavo che avrebbero un po' tirato i remi in barca per quanto riguarda queste specifiche e invece Nikon ci stupisce con una raffica davvero importante. Questo rende una camera fruibile per la fotografia sportiva, per la fotografia naturalistica, un ramo che di solito si lascia ad una miraglia come è la Z9 o come finora sono state la 5, la D5, la D6, le fotocamere ammiraglie di casa Nikon e di tutti gli altri brand. Sensibilità ISO da 64.000 a 25.600 e come ho sperimentato prima sulla Z9 e ho ritrovato questo anche nella Z8, facilmente, e dico facilmente, utilizzabili fino a 12.000 e anche di più. Rispetto alla Z6 II e la Z7 II è stato cambiato anche il mirino, che si è avvicinato molto a quello della Z9. Scattare osservando dentro il mirino dà una realtà incredibile all'occhio del fotografo. L'assenza di blackout ci permette di andare a scattare senza perdere mai di vista il soggetto, e qui torno alla fotografia sportiva, alla fotografia naturalistica. Se sto inseguendo un volatile mentre scatto, anche un millesimo di secondo in cui il viewfinder diventa nero può farmi perdere il soggetto. Assenza il blackout, il mirino non diventa mai nero, non perdo mai di vista il mio soggetto. Un'altra feature che sicuramente può essere un plus per chi scatta sport o fotografia naturalistica è il pre-shot o il post-shot. Questa modalità mi permette di immagazzinare fotografie fino a un secondo prima che io prema il tasto e fino a 3 secondi dopo che io lasci il tasto. Quindi che cosa succede? La macchina continua a fare foto anche senza che io prema lo scatto. Le fa e intanto le elimina. Nel momento in cui io vado a premere il tasto, la macchina immagazzina un secondo di foto prima del momento in cui io ho premuto il tasto di scatto. Questo ci permette di non perdere mai un momento, di non perdere mai l'attimo, e l'attimo giusto è sempre lì. Anche quando io lascio il tasto di scatto, la macchina può continuare a registrare foto per 3 secondi. In certi contesti ci sono delle attese, ci sono dei momenti in cui si aspetta e quando si preme lo scatto il momento è già passato. Con questa funzione è impossibile mancare il momento giusto.
I suoi 46 milioni di pixel decisamente rendono questa macchina adatta anche per tutto quello che è il mondo pubblicitario, quello che è il mondo paesaggistico, come quello che svolgo io. Se fosse stata una camera con meno megapixel magari ci avrei pensato un po' di più, ma per chi stampa, per chi fa grosse stampe, avere una quantità così alta di megapixel nel sensore ci garantisce un dettaglio incredibile. L'intelligenza della messa a fuoco è strabiliante. Era già strabiliante sulla Z9, sulla Z8, credo che lo sia ancora di più. Ho avuto in mano entrambe le camere nello stesso momento, ho provato a testare nelle stesse condizioni la modalità 3D. La modalità 3D è una modalità di autofocus in cui tu scegli quale punto agganciare all'interno del tuo spazio, quindi non è che va a riconoscere l'occhio della persona o l'oggetto, sei tu che decidi dove agganciare il punto e comunque tu muova la camera, il punto rimane lì agganciato. Con la Z9 è una funzione che utilizzo veramente tanto, una funzione che utilizzo tanto e che devo dire lavora molto bene. Sono rimasto impressionato quando l'ho provato sulla Z8. Le due camere accanto agganciavo lo stesso punto e cominciavo a muovere le due camere in modo frenetico. La Z9 teneva tantissimo, ma quando poi esageravo un po' perdeva o comunque spostava leggermente il punto di aggancio dell'autofocus. La Z8, a meno che quel punto non uscisse proprio dallo schermo, non lo mollava qualunque movimento io stessi facendo. Questo è stata una cosa che mi ha destabilizzato un po', perché comunque stiamo parlando di una camera che dovrebbe essere di un gradino inferiore rispetto alla Z9. È vero che il firmware della Z8 è appena uscito, quindi con un aggiornamento sicuramente la Z9 andrà ad eguagliare quello che è il nuovo autofocus della Z8. Adesso però voglio parlarvi di quello che credo sia la parte più interessante, la parte più sconvolgente e la parte che probabilmente farà più danni in questa fascia di camere, che è la parte video della Z8. La parte video della Z8 è per filo e per segno identica a quella della Z9. Potremmo parlare molto dei vari formati, però andiamo subito a quello più alto. La Z8 è in grado di registrare un 8,3K in RAW a 60 fotogrammi al secondo. È l'unica mirrorless che in camera riesce a registrare questo formato. È una cosa enorme. Altre camere hanno bisogno di un registratore esterno per poter raggiungere questo. In una camera più piccola della Z9, più leggera della Z9, riusciamo ad avere un file che si può tranquillamente paragonare a una cinema camera. Non per niente, non so se avete seguito questa vicenda, la Red Digital Camera da film, ha fatto una causa a Nikon proprio per contestare il suo file RAW. L'NRAW di Nikon, secondo Red, aveva delle parti rubate al file Red. Nikon ha vinto la causa, quindi per il momento ha ragione e si può ottenere il suo file RAW. Beh, questa Red si è presa la briga di fare una causa alla Nikon proprio perché il suo file era troppo simile al file di questa Red. Quindi vi lascio immaginare qual è la qualità di questo file. È un file che posso quasi garantire riesca a raggiungere i 14 stop all'interno della sua ripresa. Provare a fare un video in condizioni estreme con questa camera ci fa capire di quanto sia in grado di tenersi le ombre ma non perdere dettaglio anche nelle luci. È capace di bilanciare proprio queste situazioni di luci e ombra, che di solito nel video sono quelle più complesse, in modo veramente, veramente abile. È vero che tutto questo ha un prezzo, e non mi riferisco al prezzo della camera, mi riferisco al peso dei file che andiamo a creare. Il peso dei file che, come anche qui nella Z9, stiamo parlando di circa mezzo giga al secondo. Mezzo giga al secondo, lo so, è tantissimo, quindi ci vogliono delle schede, ci vuole tanta memoria. Non ho riscontrato particolari problemi di velocità, perché ho provato anche con XQD e neanche CF Express, con XQD, e sono riuscito tranquillamente a registrarlo. Però è chiaro che ci vuole della memoria. Vogliamo tanta qualità, dobbiamo avere tanta memoria.
le cinecamere registrano su SSD esterno, quindi è più facile. Questa è una delle piccole pecche, piccole cose che avrei voluto vedere su questa camera, quindi la registrazione esterna direttamente su SSD per bypassare i problemi delle schede di memoria. Parlando di schede di memoria, rispetto alla Z9 che monta due CF Express o due così, la Z8 monta uno slot per le CF e uno slot per le SD. Può farci questo risparmiare qualcosa sulle schede e per alcuni fotografi sicuramente sarà un vantaggio. Per me che sono già migrato con tutte quante le mie schede al mondo CF non è un vantaggio, anzi delle due è un piccolo svantaggio non poter avere le mie due CF all'interno della camera. Però questi sono semplicemente punti di vista che possono variare da fotografo a fotografo. Detto questo, a livello di recupero luce ombre è incredibile, ma ancora più incredibile diventa quando si prova a colorare questo file, che ti dà una lavorabilità davvero assurda. È veramente bello vedere che Nikon ha trovato un file così lavorabile. Ho resistito tanto dovendo fare alcuni compromessi per poter continuare a far video con Nikon in passato. Adesso devo dire che è stata la scelta giusta. Abbiamo pensato a qualche punto di passare a sistemi diversi e sto parlando proprio di cinecamera che potesse essere una Zetacam o una Red o la Kinefinity o anche Blackmagic. Ora con questo file Nikon non ho più nessun dubbio di aver preso la scelta giusta. Ad ogni modo, senza voler registrare questi file diciamo estremi fra virgolette, anche un 4K o un 8K a 10 bit, se registrato in log, ci permette di avere un ottimo recupero e una gran lavorabilità dei file quando andiamo a fare la color correction in post produzione. Questo è il formato che io uso il 99% delle volte in cui faccio video, anche se mi trovo a fare dei video in situazioni difficili, in situazioni particolari, magari con forti contrasti di luce, magari in situazioni dove la luce è alta. Nonostante questo, il file H265 a 10 bit registrato in log, che mi appiattisce tutta quanta la mia scena, mi rende i colori facilmente lavorabili e soprattutto è molto facile da matchare con altre camere, per esempio quando utilizzo il drone nei miei set. Allora, la domanda viene spontanea: le differenze con la Z9 quali sono? Le differenze con la Z9 sono la registrazione continua in 8K che diventa mezz'ora rispetto ai 50 minuti, mi sembra, della Z8. L'assenza della presa Ethernet diretta, però sulla Z8 è stato montato un USB-C adattabile all'adattatore che poi può ospitare la presa Ethernet. Il GPS integrato, sono piccolezze che vanno a rendere e lasciare la Z9 l'ammiraglia di casa Nikon. Sicuramente la batteria della Z9 dura molto di più, il battery grip e tutti i controlli sul battery grip la rendono più comoda per tenerla in verticale. C'è da dire però che in meno ha anche il 30% di peso e di dimensione, quindi per chi fa un lavoro come me, che viaggia molto, che deve fare lunghi percorsi a piedi, avere un ingombro minore e avere un peso minore sono sicuramente dei punti a favore, soprattutto perché non devo andare a rinunciare alla qualità della mia immagine. Quando eravamo a Londra che facevamo la diretta e parlavamo proprio di quello che stava succedendo al Photo London, ho letto diversi commenti che dicevano: sì, ma quella camera costa troppo. Beh, penso che chi dice che quella camera costa troppo non ha assolutamente capito il senso di questa camera, perché la realtà delle cose è che questa camera costa poco perché è come una Z9 che però costa 6.000 euro, e se non hai bisogno di un battery grip già incorporato, del GPS, di queste piccolezze che sono specifiche per alcuni lavori, con 1.500 euro in meno riesci a prendere la stessa qualità di immagine in un corpo più compatto. Questa è una camera che ha un'infinità di clienti, perché chi arriva dal mondo Z7 e finora ha detto vorrei tanto la Z9 ma costa troppo è un ottimo cliente per questa camera. Chi finora non è passata a mirrorless che a Nikon perché è innamorato della sua 8,50
ma la Z9 è troppo grossa, sono abituato a un corpo più piccolo, ma la Z7 invece è troppo piccola, è troppo leggera, è un po' troppo fragile. Questa è un'ottima camera anche per quel cliente lì, ma soprattutto va a prendersi, secondo me, un pubblico dalle altre marche, va a prendersi un pubblico che finora guardava Nikon con un occhio diffidente, perché sì, Nikon fa la Z6II, fa la Z7II oppure fa la Z9. Adesso ha messo nel mezzo una camera facendo vedere che in una camera riesce a mettere tutta questa roba. Ragazzi, secondo me è una camera incredibile. Ci sono delle cose che avrei voluto vedere al suo interno. Avrei voluto vedere un 4K magari con 200 fps al secondo. Avrei voluto vedere oppure magari un 1080, anche un semplice 1080 a 240 fps al secondo. Come ho detto prima, avrei voluto vedere la possibilità di registrare su SSD esterno per poter bypassare il problema delle schede. Avrei voluto vedere un dual ISO, per esempio. Ci sono delle cose che avrei voluto vedere, ma di certo non mi sarei mai aspettato una camera con queste caratteristiche in un corpo così. Io sicuramente sono di parte, non nego di essere di parte, il mio cuore ha sempre battuto per Nikon, ma questa volta ha fatto davvero bingo. Vedremo che cosa succederà. Io credo che di questa camera ne venderà davvero tante, ne venderà un sacco. Ho cercato in questo video di spiegarvi quelle che sono le caratteristiche principali della camera, poi come la Z9 ha un menu infinito interno, una marea di funzioni. Ne ho parlato di quelle principali per il suo essere ibrida, per il suo essere adatta per la fotografia e per il suo essere adatta per il video. È adatta per il fotografo professionista, secondo me, di tutti i generi, e per il videomaker che vuole fare davvero un salto di qualità passando ad un file assurdo. Se avete altre domande di cui non ho parlato all'interno di questo video, altre curiosità, per il tempo che l'ho provata e per le cose che conosco di questa macchina, sono felice di rispondervi. Scrivetemi nei commenti quelle che sono le vostre curiosità o quello che volete sapere, ma soprattutto dove volete che io vada a spremere questa macchina, perché avrò la possibilità di provarla, di utilizzarla e di andare a cercare di metterla alla prova in varie situazioni. Fatemi sapere quali sono queste situazioni e quali sono le vostre curiosità sulla Nikon Z8. Grazie per aver guardato il video fin qui, lo so che è stato lungo, ma spero di poter aver inserito al suo interno qualcosa che possa farti capire realmente com'è questa camera. Se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti, lascia un like e attiva le notifiche per non perderti i prossimi video, chissà, forse già sulla Z8. Ciao ragazzi!